piccola, un'altra Giorgia, è stata presso l'azienda agricola Nadal. Sì, allora io sono stata appunto nell'azienda agricola Nadal, che è situata a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, e opera in campo vitivinicolo da più di 90 anni. Infatti l'azienda è stata avviata nel 1925 dai genitori dell'attuale proprietario, non solo in ambito vitivinicolo ma anche zootecnico, e negli anni 80 però si è presa la decisione di seguire solo il ramo della vitivinicoltura. In particolare è passata dagli iniziali 8 ettari agli attuali 30 e ad oggi trasforma 8.000 ettolitri di vino all'anno ed ha un mercato per il 70% in Italia e per il 30% all'estero. E un'azienda. Sì. In particolare dell'azienda mi ha colpito la sensibilità con cui opera nel settore. Infatti per loro la sostenibilità non è solo un'idea o qualcosa che bisogna fare per forza, ma è una filosofia di vita che bisogna seguire. Infatti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale presenta un impianto fotovoltaico di 75 kW dal 2012 e per l'irrigazione in campo e il lavaggio in cantina preleva dell'acqua da una falda freatica presente sui territori coltivati. Inoltre cerca di ridurre i danni al terreno svolgendo la pratica del reinterramento di parti di pianta. Infatti durante la trinciatura estiva e invernale le piante, i sarmenti di vite vengono reinterrati in modo da fornire al terreno il 50% di microelementi e il 30% di macroelementi che gli sono stati tolti per svolgere la pratica dell'agricoltura. Inoltre, per aiutare ancora di più il terreno, vengono forniti concimi e fertilizzanti solo di origine naturale, ad esempio l'etame e il digestato. Inoltre, per le avversità ambientali meteorologiche, collabora con Condifesa Treviso, che offre sia delle difese di tipo attivo, cioè ad esempio delle reti antigrandine, oppure fornisce anche la possibilità di creare delle polizze assicurative in caso le piante vengano danneggiate. Inoltre vorrei sottolineare il fatto che nel territorio sono presenti anche molte arnie, quindi le api che in un ecosistema inquinato non potrebbero sopravvivere. Invece qui sono presenti e l'azienda fa anche il miele e poi lo vende nella sede principale, insomma. Poi, oltre che in ambito di sostenibilità ambientale, opera anche in ambito di sostenibilità sociale. Infatti promuove degli eventi per far conoscere i propri prodotti. I clienti infatti possono degustare il prodotto e, in caso, se gradito, acquistarlo. Inoltre danno molta importanza alla alfabetizzazione, diciamo, dei giovani, cioè insegnare ciò che è la sostenibilità ai giovani per dare un futuro migliore ai propri figli e a chi verrà dopo di noi. E di che scuola sei, Giorgia? Che classe hai fatto, stai facendo? Io sono del Cerletti e sono in quarta AGT. In quarta? AGT. Cosa vuol dire AGT? A gestione del territorio. Ah, ecco, così adesso lo sappiamo anche noi. Molto brava, molto precisa. Dei promoter delle aziende presso cui siete stati. Chissà se le aziende colgono, no, questo aspetto, che è vero che loro vi accolgono, vi aiutano, vi fanno da tutor, ma voi dall'altra parte siete anche promotrici della qualità della loro realtà e della loro realtà stessa. Noi oggi abbiamo imparato un sacco di cose belle. Bene, allora, dulcis in fundo.